Il comune di Finale Ligure ha aderito allo SPRAR e il progetto presentato è risultato tra i vincitori. In cosa consisterà in concreto questo progetto? Il progetto in concreto è un sistema di accoglienza per rifugiati e profughi di secondo livello, quindi si tratta di persone che sono già passate attraverso il CAS, cioè le strutture emergenziali gestite dalle prefetture, e che invece in questa struttura, una struttura poi che sarà interamente finanziata dallo Stato, quindi non dal Comune, che riceverà i finanziamenti statali, saranno accolti in modo professionale, in modo da favorirne l'integrazione. L'integrazione che significherà che poi potranno decidere, una volta che sarà terminato questo percorso, di rimanere in Italia o di andare negli altri paesi di Schengen, quindi la Francia, la Germania, la Danimarca, a seconda di quello che poi saranno i loro desideri. Io sono particolarmente felice di questo e secondo me, io sono convinto anche che questo progetto potrà contribuire alla crescita culturale del nostro paese, della nostra città. Il fenomeno dei migranti è un fenomeno che esiste, inutile far finta che non ci sia, e come tutte le cose, a mio avviso, è opportuno affrontarle in modo professionale. E questa è una risposta professionale ad un fenomeno che c'è e ci sarà anche domani, perché domani e dopodomani l'Italia è un paese di passaggio da sempre, non da oggi. E il sistema certamente non può essere quello emergenziale gestito dalle prefetture, ma il sistema deve essere questo, cioè quello di una struttura integrata con dei professionisti, ci saranno degli avvocati, dei psicologi, psichiatri, assistenti sociali che contribuiranno a formare queste persone e a permettere un'integrazione nel tessuto cittadino. Potranno lavorare inizialmente con il comune, con i giardinieri, con gli operai del comune, poi i più meritevoli che hanno eventualmente ritiro di studio, come è successo per esempio l'esperienza che c'è stato qua nel comune di Albissola Superiore, avere anche delle prospettive occupazionali diverse.